Ehi da amici di Nerdstorming, noi siamo Edo e Vale e nella puntata odierna andremo a bussare alle porte di casa DC. Nota in Italia come Le avventure di Superman, ma conosciuta in patria come Superman The Animated Series, la serie di cui vi parliamo oggi ha come protagonista l'Uomo d'Acciaio. Tratta dei fumetti di Jerry Siegel e Joe Shuster, qui trasposta in animazione da Paul Dini e Bruce Timm, già autori della serie di Batman. Trasmessa per la prima volta in America sulle reti Warner nel 1996, giunge qui in Italia tra il 1998 e il 99 sull'emittente Rete 4 grazie alla trasmissione GameBot. Condotta tra l'altro dal mitico Pietro Baldi, tra Grandissimo. le altre cose. Questa serie conta 54 episodi divisi in 3 stagioni da circa 20 minuti l'uno. A differenza invece di quella che era stata la prima trasposizione animata dell'Uomo d'Acciaio, che contava 13 episodi da appena 10 minuti l'uno, e dove Superman era già un Superman concretizzato che alternava la sua vita di reporter sotto i panni di Clark Kent, a quelli appunto del supereroe in calza maglia. Lo vediamo infatti salvare la situazione in momenti disperati, come per esempio il classico treno che deraglia piuttosto che l'aereo che precipita. O, caso eclatante, il dinosauro che si risveglia in museo. Quindi situazioni veramente improbabili, pressoché ridicole, sicuramente fuori tempo. Quello che invece ci vuole presentare Bruce Timm con questa bellissima serie è un supereroe assai più complesso. Vediamo infatti che ce lo presenta fin addirittura dalle sue origini, in quanto il protagonista dei primi due episodi non è Clark, ma Jor-El, con un Krypton sull'orlo della distruzione e che si impegna con tutta l'anima e tutto il corpo a cercare appunto di salvare il figlio dall'imminente distruzione del suo pianeta natio. Una volta poi giunto sulla Terra, lo vediamo cresciuto e accolto dai Kent, e muove i suoi primi passi come supereroe a Smallville, fin dopo arrivare a Metropolis, quindi la classica storia di Superman che un po' grazie ai film e alle ultime serie viste in TV tutti quanti conoscono, quindi ci sembra anche superfluo andare a riassumere in qualche modo. Vediamo infatti che i personaggi sono quelli classici del Pantheon di Superman, dalla redazione Daily Planet, Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen, ai vari comprimari come appunto Lana Lang, i Kent e tutti i vari villain, per Soprattutto esempio, i vari soprattutto i villain. vari villain, per esempio Brainiac, Lex Luthor, Doomsday, Bizarro, Mrs. Picklick. Chi è Mrs. Pickley? Non l'hai mai visto? Non ti No, ricordi? questo non lo È un ricordo. follettino di me che fa sempre dispetti a Superman, No, praticamente. questo proprio l'avevo rimosso. No, c'è. Fino ad arrivare poi infine a Darkseid, il villain degli ultimi episodi, comunque dell'epilogo della serie. Vediamo poi introdurre anche personaggi che espandono l'universo DC per quanto riguarda l'animazione, in quanto viene presentata in questa serie per la prima volta la cuginetta di Clark, o meglio di Kal-El, Kara Zor-El, conosciuta sulla Terra come Supergirl e che adesso sta vivendo un periodo di notorietà grazie anche all'omonima serie che si sta vedendo appunto in live action attualmente in televisione. Assieme a serie come Arrow, Flash e via E quanti discorrendo. altri? E a proposito di Flash, anche lui fa una comparsata all'interno della serie animata, dove lo vediamo fare una gara di velocità contro il nostro Uomo d'Acciaio. È chiaro che poi il personaggio più interessante che vediamo introdurre, o meglio, che vediamo ospitato nella serie, è il nostro Batman con il costume, la livrea del Cavaliere della Notte, che era la serie che stava andando in parallelo, perlomeno qui in Italia, in quegli anni. E infatti comparirà in un paio di episodi dove contrasterà assieme a Clark, o meglio a Superman, il Joker finito a Metropolis in accordo con Lex Luthor per appunto terminare i loro rivali storici. Ed è grazie a questo fortunato team-up con l'uomo pipistrello che si deciderà di ampliare ulteriormente l'universo DC, come abbiamo detto anche nel nostro primo video dedicato appunto a Batman, generando una nuova serie al termine di questa di Superman, chiaramente,
intitolata Justice League, dove allora verranno riuniti veramente tutti quanti i protagonisti delle varie testate della DC Comics. Serie che peraltro darà un epilogo a tutte le altre serie aperte, come per esempio Batman, Superman e anche Batman Beyond, perché sono tutte quante serie bene o male parallele che finiscono in modo, sì, che sa di termine ma non di conclusione. Il giorno dopo avrebbero potuto continuare con altri episodi che non ce ne saremmo praticamente accorti. Diversamente da quanto accennato nel nostro primo video riguardo la serie di Batman, per quanto riguarda i film realizzati in parallelo alla serie che addirittura andavano ad incastonarsi nella timeline di questa, per Superman avviene l'esatto opposto. Nel senso che questa serie animata di Superman non comprende dei film scritti ad hoc, quanto piuttosto delle raccolte di episodi specifici. Solamente due mi sembra di ricordare che abbiano fatto. Sì, se non ricordo male anch'io, sono i primi tre episodi dal titolo L'ultimo figlio di Krypton. Sì, perché vedi appunto la Genesi. La Genesi, esatto. E I migliori del mondo, che vediamo, dove vediamo l'escursus di Batman. Ah, sì, quello con Batman. L'unica differenza, se non ricordo male, è il doppiaggio. Perché sono gli stessi esatti episodi che vediamo nella serie, raccolti appunto in un unico lungometraggio, a cui hanno semplicemente cambiato il doppiaggio italiano. Però nella sostanza non cambia assolutamente nulla. Bene, mi sembra non ci sia nient'altro da aggiungere, anche la puntata di oggi è giunta al termine. Sì, se avete piacere a sentire altre recensioni inerenti all'universo animato DC, visto che ci mancano ancora molte serie come Cavaliere della Notte di Batman, Batman Beyond, la Justice League nelle sue due serie e addirittura la Legione dei Supereroi, fatelo sapere con un commento al video, lasciate un like se vi è piaciuto, condividetelo magari con degli amici. Noi vi rimandiamo a tutti i nostri vari riferimenti che trovate comunque qui sotto in descrizione su Facebook, Instagram e i vari canali podcast. Vi diamo appuntamento al prossimo Nerdstorming. Stay nerd. Stay young. Chi è Mrs. Pickley? È quello che per sconfiggerlo devi fargli dire il nome contrario. Ah, ok, mi ricorda, sì. E lei è probabilmente uno dei più potenti nemici del Superman, so che è un mona, perché se rompe, rompergli la base, tutto. Però questa non va dentro, questa qua. No, questa no.